chiaro che all'epoca dell'occupazione nazista all'Aquila era molto piccolo, aveva infatti 6 anni, essendo nato nel 1937, ma che nonostante ciò ha dei ricordi molto vividi e ci offre uno spaccato di vita quotidiana dell'epoca. La sua testimonianza ci riporta indietro nel tempo e ci aiuta a percepire la storia anche nel nostro territorio meno lontana. Abbiamo scelto di fare l'intervista in questi luoghi, in particolare nella piazza della Fontana Luminosa, perché questi sono i luoghi della sua giovinezza e sono luoghi importanti anche per i fatti che abbiamo deciso di raccontare nell'altro filmato da noi preparato, cioè la vicenda dei 9 martiri aquilani. Lo ringraziamo molto perché ha accettato di donarci la sua testimonianza, che per noi è molto preziosa e che ci ha arricchito molto. Mio padre era partito per la guerra, mio padre ha fatto la prima guerra mondiale, e lui era del 1894 e aveva 21 anni. Faceva la scuola sottufficiali dei brigadieri, dei carabinieri. Uscì un editto, una norma che diceva che se i brigadieri dei carabinieri andavano immediatamente al fronte a combattere, venivano promossi tenenti dell'esercito. E mio padre partì subito e infatti con il grado di tenente. E ha fatto la prima guerra mondiale. Sposato mia madre dopo la guerra mondiale, e sono nati 9 figli. I primi 2 sono morti, ne sono rimasti 7. E mio padre venne in Avascoperta nel 40, ci trovò l'appartamento a ottobre del 41 venimmo all'Aquila. Ricordi del periodo della guerra e dell'occupazione nazista? Certo, io sì. Quindi vengo all'Aquila nel 40, mio padre comanda un battaglione della scuola dei ufficiali di complemento che era alla caserma Rossi. All'Aquila c'erano 2 caserme importanti. Una la caserma Rossi, che è questa qui, che sta qui col terremoto e poi è stata, e l'altra è la caserma Pasquali che si trova a Piazza d'Armi. Mio padre era all'epoca tenente colonnello e venne a comandare un battaglione qui. Perché lo mandarono qui? Perché là uscivano gli ufficiali di complemento da questa scuola, gli ufficiali di complemento, tenenti uscivano, perché si parlava già della campagna di Russia, e allora siccome l'Aquila era una città della neve, delle cose, aveva praticamente una situazione che avrebbero trovato in Russia, e quindi gli ufficiali che venivano fuori da questa scuola dovevano essere bravi sulla neve, che poi è stato un disastro, la campagna di Russia. Nel 41 mio padre però parte per la guerra, per il fronte, lo chiamano al fronte, e di mio padre non abbiamo più notizie. Non sappiamo. Noi qui all'Aquila eravamo appena arrivati, non conoscevamo nessuno, andammo un giorno alla prima messa a San Pietro, il parroco era l'arciprete, ci teneva a farsi chiamare arciprete, e Don Peppe Quaglianni l'arciprete era, e c'aveva la sorella che viveva con lui nella cosa. E allora la sorella ci chiamò e disse: venite a casa, c'ho il camino, perché noi il camino, mia madre non lo sapeva nemmeno, un camino, c'era su 10 stanze, ma non lo sapeva nemmeno che cosa era. Tant'è vero che domandò a qualche signora lì
E disse, come si accende un camino? Come si fa? Questa gli disse, la legna è difficile trovarla adesso. Allora faccia una cosa, prenda la carta di giornale, la mette nell'acqua, ci fa delle pallottole e poi lo mette al fuoco e le fa ardere. Ma figurati che arde una pallottola di carta, brucia, fuff, non riscalda niente. E quindi morti di freddo. Fra l'altro non avevamo conoscenze, quindi mangiare si mangiava poco. E allora mia madre si organizzò, non sapeva andare in bicicletta e cominciò ad andare a dei paesi a piedi, ci lasciava a noi con mia sorella più grande, perciò dico mia sorella più grande ci ha fatto da mamma, e andava ai paesi a Unna, a Coppitola, perché portava, i soldi non valevano niente, si faceva il baratto, come si dice, e portava tutte le divise di mio padre, della grande uniforme che aveva lasciato a casa, cappotti, vestiti, tutta bellissima roba e di pregio, le portava a scambiare, non so, allora esisteva lo stoppello, si chiamava, che era una bilancia, diciamo, era un cilindro con la parte di sopra vuoto e si riempiva di roba. I legumi andavano rasi, mentre quell'altro andavano, la farina per esempio andava piena. Mia madre dava, non so, un cappotto per due stoppelli di fagioli. A Sant'Amico intanto le suore preparavano il pasto e lo davano alla popolazione che c'aveva fame, che non sapeva come mangiare. Il pasto c'era il latte, che era fatto con dei pezzi di latte in polvere, che tu lo pigliavi, te lo mettevi in bocca, si squagliava e usciva tutta sta schiuma bianca dalla bocca. E poi c'erano i piselli, i ceci, eccetera, che erano tutti ridotti in polvere, per cui tu ti pigliavi sta polvere di piselli, andavi a casa, ci mettevi l'acqua e così. E così si cercava di andare avanti. Perché? Perché allora c'era la tessera, il pane si comprava con la tessera e noi avevamo una tessera speciale di famiglia numerosa, perché il fascismo è stato quello che è stato, però curava molto le famiglie numerose, perché la popolazione dei giovani serviva al fascio. Mi ricorda qualcosa dell'episodio di Nove Martiri o qualcuno che viene a parlare? No, me lo ricordo. Ora ti dico perché. Al tempo della guerra mia madre era maestra, però non ha mai insegnato, perché le donne all'epoca non dovevano insegnare, soprattutto chi aveva una famiglia numerosa. E come faceva? Lasciava 7 figli per andare a insegnare alla scuola. E insegnava alla scuola, non insegnava alla scuola elementare. Però anche dopo mi preparò, non mi mandò alla prima elementare perché c'era la guerra e non mi volle mandare alla scuola. Quindi io alla prima elementare feci l'esame per fare dalla prima, lei mi preparò e feci l'esame per passare alla De Amicis, sapete dov'è la De Amicis? Per passare dalla prima alla seconda elementare. E infatti feci l'esame, venni promosso alla seconda, quando uscì fuori che c'era mia madre, dissi, mamma, è finita la scuola adesso? Come, mo stai a cominciare? Come è finita la scuola? E vabbè. E a giugno con mia madre andai a ritirare il certificato di promozione alla scuola Cidone. Andiamo lì. E che vedemmo? Vedemmo che ci stava all'ingresso un grande salone con tutte le bare dei Nove Martiri. Perché i Nove Martiri, morti nel 43,
non si è saputo più niente, anche se all'epoca l'arcivescovo dell'Aquila Confalonieri, che poi è diventato cardinale, anzi nel Vaticano aveva una cosa, un ruolo importante, poi diventato poi dai fascisti non ottenne nessuna cosa, nessuna, non si sapeva più niente della fine di questo. Nel 44 vennero fatti dei sopralluoghi e trovarono questi nove ragazzi giovani. Il più giovane era Alteo Alleva. Io ho conosciuto la sorella di Alteo, che abitavamo allo stesso palazzo, e allora mi raccontava di queste cose. Lei poi ha fatto l'ostetrica all'ospedale, poi purtroppo è morta con il tumore, e mi raccontava appunto del fratello che ancora non aveva compiuto i 18 anni, però si era messo insieme. E quindi partono da qui, vengono qui, vanno a Collebrigione. A Collebrigione ci sta una spiata, qualcuno fece la spiata e informò i tedeschi che ci stava questo gruppo di 40 persone circa, non so bene, che stavano lì, perché sti ragazzi volevano, capito, fare, volevano liberare l'Italia da questa cosa, e invece purtroppo non ne avevano né la possibilità né le armi né niente. E li vennero fermati dai tedeschi a Collebrigione, nove vennero trovati con le armi, furono presi, gli altri furono portati, che non avevano le armi, furono portati, allora ci stava al grande albergo, c'era un posizionamento tedesco, i tedeschi stavano lì, furono portati lì, vennero interrogati, però poi vennero rilasciati. Dei nove non si seppe più niente, fin quando poi nel 44, nel giugno del 44, furono scavate ste fosse, vennero recuperate. So che è una cosa pesante, soprattutto per i giovani, però queste purtroppo sono cose che noi dobbiamo pensare. Le guerre, basta con le guerre, ma adesso stiamo assistendo alla guerra Russia-Ucraina, ma se facessero una bella partita a calcio, dice, facciamo una partita a calcio, Russia-Ucraina, facciamo una partita, la rivincita e la bella.